Ciao, sono Zan di Turbola.it. In questo video voglio fornirti la mia personalissima opinione di quello che secondo me succederà nel settore delle altcoin e delle ICO criptovalutarie nel corso del 2019 e soprattutto di come evitare le tantissime truffe che si continuano a proporre sul mercato come progetti altrimenti validi e che stanno continuando a rubare miliardi e miliardi di euro e di dollari. Se ti interessa questo argomento, seguimi. Prima di cominciare, ci tengo a dirti con massima trasparenza che questo video è stato sponsorizzato dal progetto W12, una piattaforma per ICO della quale ho già parlato qualche settimana fa e che mi è piaciuta davvero tantissimo. Prima che chiudi il video dicendo che questa è una solita scillata oppure una inserzione a pagamento, ti assicuro che non è così perché il progetto W12 mi è genuinamente piaciuto moltissimo, fai riferimento all'altro video e tutte le opinioni che ti comunicherò in questo articolo sono per quanto mi riguarda quello che io sento e quello che è la mia personalissima opinione per il mercato nel 2019. Se non ne sei convinto, basta che dai un'occhiata ai video passati e vedrai che tutto quello che ti dirò trova una conferma in quello che ho detto anche nei video passati. Facciamo un passo indietro per parlare di ICO. Se avete investito tramite questa modalità nel 2016-2017, vi faccio i complimenti perché probabilmente vi siete davvero arricchiti. Nel senso stretto del termine, nel senso che probabilmente avete moltiplicato per 10 o addirittura 100 volte l'investimento che avete fatto. In alcuni casi ci sono state delle truffe colossali, però in linea di massima chi ha investito in ICO nel 2017 è assolutamente in positivo. Però permettimi di metterti in guardia perché le cose stanno cambiando, anzi nel 2019 la situazione sarà completamente stravolta e ti spiego semplicemente perché. Siccome i progetti che si lanciano sotto forma di ICO hanno visto che riescono a monetizzare appunto tramite la raccolta fondi in modo molto rapido, ci si stanno buttando un pochino tutti, anche persone che non hanno nessuna competenza in ambito blockchain o che non hanno nessuna competenza nello sviluppo software o nella gestione del business, si sta inserendo in questo mercato perché ha capito che è un modo molto semplice per raccogliere una vagonata di soldi. Quindi, tra aziende che non sono strutturate per portare avanti progetti tecnologici impegnativi come sono quelli dello sviluppo legato su blockchain, a vere e proprie truffe, investire in ICO nel 2019, per quanto mi riguarda, sarà ancora più pericoloso di quanto non lo sia stato in passato. Ti dico di più. Secondo me ci saranno sempre più truffe, sarà sempre più difficile riuscire veramente a guadagnare anche semplicemente distinguendo i progetti che hanno potenzialità da quelli che invece non ce l'hanno. E non solo perché ci saranno delle truffe, ma anche perché ci saranno magari tanti piccoli team che ci metteranno tutta la buona volontà del mondo, ma non avranno le capacità o le risorse tecniche, gestionali, imprenditoriali per andare avanti e quindi falliranno rapidamente. Tanto per dirti che non sto parlando a vuoto, ho fatto un altro video qualche tempo fa, di cui ti lascio il link qua sotto nei commenti, che appunto segnala che la maggior parte delle ICO continuano a fallire entro 6 mesi dal lancio. Quindi il mercato già era precario, le cose stanno cambiando rapidissimamente. Nel 2019, secondo me, chi continuerà ad investire in questo modo finirà per trovarsi in un bagno di sangue. Tanto per darti qualche numero relativo alle informazioni che ti sto comunicando, c'è una statistica che sembra aver rilevato che nel 2017 sono stati 7 miliardi di dollari investiti in progetti che sono o falliti o semplicemente che quando sono arrivati sugli exchange hanno cominciato a tradare, quindi hanno esordito con un prezzo notevolmente più basso di quello pagato durante la fase di ICO. In questo momento non ci sono segnali di cambiamento per i motivi che ti ho già esposto. Una delle più grandi truffe, è importante ricordarlo, è quella da 600 milioni di dollari del progetto vietnamita, che dopo aver raccolto appunto questa somma enorme di capitale, sono spariti, non si trovano e si sono messi in saccoccia 600 milioni di dollari con un pochino di marketing. Detto ciò,
Guadagnare con le ICO nel 2019 secondo me rimarrà possibile, è però necessario un cambio di strumenti, un cambio di modalità di investimento e semplicemente non basta più leggersi il white paper e buttare soldi in un progetto qualsiasi. È necessario una sovrastruttura che permetta effettivamente di elargire e di distribuire i soldi raccolti durante le ICO alle aziende che si lanciano tramite un metodo diverso che verifichi degli obiettivi e che effettivamente distribuisca il denaro mano a mano che le aziende vanno avanti e non che un meccanismo diretto in cui noi investitori versiamo tutti nelle casse dei progetti, questi scappano oppure smettono di investire e chi si è visto si è visto. No, serve qualcosa che appunto gli dia i soldi un pochino alla volta. Questo gli sprona ad andare avanti e spenderli, come dire, con un pochino di giudizio, sapendo che se non raggiungono un traguardo, un obiettivo successivo, non vedranno dell'altro capitale, ma si fermeranno qui. Quindi, secondo me, tutto questo potrebbe essere una struttura di controllo di questo tipo, un'ottima alternativa alla regolamentazione governativa forte delle quali già si sta parlando, anche perché il fenomeno si sta arricchendo di truffatori. La sovrastruttura di cui stiamo parlando è una piattaforma. Una di queste, e veniamo un pochino alla parte sponsorizzata del video, potrebbe essere W12. Di che cosa si tratta? Ne abbiamo già parlato nell'approfondimento dedicato che ho pubblicato qualche tempo fa. Si tratta di una piattaforma studiata in modo appunto per verificare i progressi e quindi consentire agli investitori come me, come voi, di entrare in determinati progetti con la tranquillità di sapere che in caso non vengano raggiunti i traguardi e gli obiettivi dichiarati dei singoli progetti nei quali abbiamo investito, possiamo recuperare una parte del denaro investito. Che cosa significa? Che ad esempio possiamo pensare di prendere 10 progetti, analizzarli in dettaglio, valutare che ci piacciono, investire su tutti e 10 e se i primi 5 ad esempio vanno avanti, raggiungono gli obiettivi e i traguardi che si sono preposti, bene, rimaniamo dentro con il nostro denaro e continuiamo a lasciare supporto. Gli altri 5 invece sembra che stiano rallentando, non stanno facendo quello che si sono detti, possiamo ritirare il nostro denaro e quindi rientrare del capitale investito. In questo modo che cosa significa? Che innanzitutto siamo incentivati ad investire su un maggior numero di ICO, quindi come ben sappiamo la differenziazione è molto importante perché, come abbiamo detto, c'è la possibilità che alcuni progetti falliscano e altri invece siano delle truffe. Differenziando riduciamo il rischio appunto di incappare in questi progetti. E dall'altra parte abbiamo anche appunto la possibilità di ridurre il rischio perché in caso qualcosa vada male possiamo rientrare del nostro capitale in un qualsiasi momento, appunto se ci sono delle prove provate, come si suol dire, che l'azienda non stia facendo quella per la quale sostanzialmente l'abbiamo pagata. Come funziona tutto questo? Tramite la piattaforma W12, nella quale, come vi ho spiegato nell'altro video, ci sono gli oracoli, c'è il sorteggio degli utenti che hanno partecipato, ci sono appunto una serie di meccanismi di verifica indipendenti e distribuiti che assicurano appunto che chi abbia ricevuto questi ingenti finanziamenti continui ad andare avanti con la propria visione e il proprio progetto se vuole continuare a ricevere il denaro, altrimenti se non lo fa non può pensare di truffarci perché semplicemente ci riportiamo a casa tutto il denaro che sta appunto negli scaglioni successivi. Quindi secondo me questo, come ho detto, è un modello assolutamente vincente. In particolare, se ci diamo un'occhiata al nuovo sito appunto di W12, hanno aggiunto un po' di informazioni interessanti sul funzionamento e sulle potenzialità di guadagno per noi investitori di questa piattaforma. In particolare, qui appunto spiegano come funziona W12, ripeto, potete fare riferimento anche al nostro video, altrimenti il sito è anche tradotto in italiano, eccolo qua, e c'è appunto un po' di spiegazione di come funziona. La nuova parte che hanno aggiunto rispetto a quando ho fatto la mia approfondimento precedente è appunto questa situazione principali mercati che ci indicano un pochino quali sono le potenzialità di guadagno, ad esempio security ICO, quindi progetti che parlano di ICO, quelli di utility, quindi servizi in cui il gettone serve appunto per accedere alla piattaforma come tanti altri progetti dei quali abbiamo parlato, il crowdfunding appunto per lanciare nuovi progetti con la raccolta di denaro da parte degli utenti e soprattutto
la beneficenza. Quelli di W12 stanno intensificando l'attenzione ai progetti basati sulla beneficenza, oltre che perché è una bella cosa e fa sempre bene, ma soprattutto perché è un mercato da 733 miliardi di dollari, quindi è un mercato veramente molto fiorente nel quale, al di là di aiutare le altre persone, girano veramente tantissimi soldi. In particolare, se confrontiamo questa, la dimensione di questo mercato con quella degli altri di cui abbiamo appena parlato, diciamo che si nota subito perché ci sia tutta questa attenzione attorno al mercato, appunto delle donazioni e del supporto. Naturalmente ci si potrebbe chiedere che credibilità ha la piattaforma W12. Beh, oltre al team che ho già analizzato nell'approfondimento ed è fatto da una serie di businessmen, di esperti del settore, secondo me è un team che viene definito di all stars, quindi è un team veramente ottimo, hanno anche già una prima versione, il cosiddetto MVP, la versione iniziale del prodotto già funzionante, e stanno già firmando dei contratti con alcune startup che vogliono appunto lanciare la propria ICO sulla piattaforma. Quindi, per quanto mi riguarda, già queste due condizioni, di nuovo ripeto, è un ottimo progetto indipendentemente dalla sponsorizzazione. Come facciamo noi investitori ad acquistare su W12? Lo facciamo tramite l'utility token, quindi il gettone, il token W12, che serve appunto a partecipare ai progetti. Quindi, una volta iscritti alla piattaforma, si compra il gettone, si investono nei progetti, questi token vengono appunto convertiti in valuta nel momento di trasferirli ai progetti appunto che hanno deciso di presentarsi sul mercato tramite la piattaforma, e per quanto ci riguarda come investitori è tutto assolutamente trasparente. Quelli di W12 stanno conducendo la propria personalissima ICO in questo momento, che era inizialmente previsto che scadesse a fine luglio, però c'è un'altra possibilità per investire in caso non l'avessimo ancora fatto. Tramite il sito ufficiale, in particolare, ci si registra e è possibile entrare con vari tipi di criptovalute e ottenere appunto i gettoni W12 per l'accesso al servizio, che danno la possibilità di usufruire di una serie di vantaggi, oltre nonché appunto ad investire direttamente sui progetti che si presentano tramite W12. Tornando al discorso della beneficenza, quelli di W12 stanno cercando di entrare appunto in questo fiorente mercato anche perché ce n'è oggettivamente un gran bisogno. Qui sul loro sito hanno proposto questo nuovo grafico che hanno appunto preso da Telegraph, quindi dal Telegraph, una fonte indipendente, che dimostra come il 50% dei fondi versati nei progetti di beneficenza non raggiunga effettivamente i destinatari, quindi le persone che concretamente hanno bisogno di questi soldi, ma vengano di fatti diluiti e spesi nel tragitto. Si parla appunto di un 12,5% di formazione del personale, perché c'è comunque del personale che si occupa di questi business, 12,5% di costi amministrativi, 25% di costi marketing, il restante 50% effettivamente va nelle tasche delle povere persone. Tutto questo può essere ottimizzato probabilmente grazie alla trasparenza della blockchain e in particolare tramite la realizzazione di progetti indipendenti che vengono appunto governati tramite blockchain e in cui tutte le donazioni sono facilmente tracciabili e rimangono i registri trasparenti. Quindi non è che, come succede oggi, doniamo ma non si sa bene nelle tasche di chi vada quell'euro, perché appunto soprattutto in Italia sappiamo che questo problema è molto sentito, tendono ad essere diciamo così mangiati il nostro euro lungo tutto il percorso. Tramite i progetti blockchain indipendenti si spera appunto che ci sia maggior trasparenza e quindi una quantità maggiore di questo 50% del denaro raccolto arrivi effettivamente nelle tasche dei bisognosi. Come funziona in concreto il sistema della beneficenza tramite un progetto W12? Qui sul sito ufficiale c'è un bel esempio, progetto ABC, quindi è qua più o meno in home page a metà pagina. Si tratta, in particolare, ipotizzano un progetto ABC che appunto lancia un token omonimo e appunto viene assicurato, diciamo così, il lancio tramite la piattaforma W12. Quindi si dice: il progetto compila la propria roadmap, dice che cosa farà, come si svilupperà e dirà quali sono gli obiettivi e i traguardi. Il progetto quindi rilascia i propri token sulla piattaforma W12, li trasferisce parte dei token appunto allo smart contract del protocollo W12 in modo che siano, come dire, congelati.
A questo punto cosa succede? Che il protocollo blockchain W12 produce i token, diciamo, segnaposto equivalenti a quelli ricevuti dal progetto e li mette in vendita appunto sulla piattaforma. Gli utenti effettuano appunto la partecipazione all'ICO come al solito e ricevono in cambio questi token segnaposto. A questo punto i fondi sono depositati in un DAO e a questo punto sono rilasciati solo quando implementano correttamente i traguardi e gli obiettivi, raggiungono gli obiettivi che si erano proposti. A questo punto noi utenti come investitori possiamo dopodiché scambiare appunto il segnaposto con il token vero e proprio, venderlo e di caso guadagnare da tutta questa operazione. Il processo descritto così è un pochino complesso, però dal punto di vista degli investitori, una volta eseguito login, dovrebbe essere tutto piuttosto semplice e soprattutto piuttosto trasparente. Abbiamo visibilità esatta di dove vanno a finire i nostri investimenti. I ragazzi di W12 mi hanno mandato questo documento che è ricchissimo di formule matematiche nelle quali sostanzialmente cercano di dimostrare che tramite l'utilizzo della piattaforma è possibile guadagnare 87 volte quello che andiamo ad investire. Ovviamente questa, diciamo, per quanto ci siano tutti i processi matematici, la differenziazione, tutto quanto, per quanto mi riguarda è un pochino, come dire, una stima che non tiene conto di troppe variabili di mercato, però se siete interessati a questo tipo di spiegazione, di argomentazione e siete, come dire, avete l'acquolina in bocca per quanto riguarda la possibilità di guadagnare 87 volte l'investito, date un'occhiata a questo white paper che comunque, se non altro, è ben fatto. La matematica che è presentata qui è decisamente al di sopra del mio livello di comprensione, però se siete degli appassionati di queste cose fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. In buona sostanza, se vi piace il modello W12, è in corso appunto la loro ICO, siamo agli ultimi giorni per poter partecipare. Perché farlo subito senza aspettare che i token arrivino effettivamente sugli exchange? Perché a tutti i sottoscrittori tutti i partecipanti della loro ICO verrà regalato un abbonamento premium. Perché è importante? Perché il 50% di tutti i token che verranno raccolti dai progetti lanciati sulla piattaforma verranno ridistribuiti ai possessori di un account premium di W12, quindi una buona occasione perché appunto entreremo in possesso non solo dei progetti nei quali andremo direttamente a investire sulla piattaforma in seguito e poi eventualmente potremo guadagnare anche dalla rivalutazione del gettone W12 stesso, ma riceveremo anche appunto una parte di questo 50% di tutti i gettoni che circoleranno sulla piattaforma. Se il progetto crescerà e continuerà ad andare avanti, come mi aspetto, riuscirà ad attirare effettivamente l'interesse di molte ICO che vorranno lanciarsi anche proprio appunto grazie a questa nuova attenzione al mercato della beneficenza che, come abbiamo visto, è enorme, i possessori di account premium potranno effettivamente entrare in possesso di moltissimi gettoni che effettivamente potrebbero anche crescere di valore molto rapidamente. Bene, da zanedditurobla.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere notificato ogni volta che pubblico un nuovo video puoi invece cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto. Per qualsiasi commento, ti è piaciuto il video, non ti è piaciuto, che cosa ne pensi di W12, cosa ne pensi di questa potenziale rivoluzione del mercato della beneficenza, lasciami un commento qua sotto, lo leggo sempre con molto interesse e se riesco cercherò anche di rispondere. Al prossimo video, ciao!